Come funziona la conversione cromica? Il pezzo in alluminio viene posto in una soluzione acida diluita contenente ioni di cromo esavalente. Questo reagisce con l'ossido di alluminio formando una pellicola protettiva di cromo che aumenta la resistenza alla corrosione del pezzo e gli conferisce un colore dorato. Se è necessaria una conversione cromatica in due fasi, il pezzo viene immerso in una seconda soluzione con concentrazioni di ioni di cromo più elevate. Il rivestimento risultante ha una concentrazione molto più elevata di ossido di cromo. Il cromo presente da esavalenti può essere utilizzato per ottenere un rivestimento chiaro attraverso la conversione cromica.